Amici, bentornati sul canale Noi Milagini, elaborazioni autosportive. Oggi vi presentiamo, ne avevamo già presentata una in un video precedente, più o meno un 6-8 mesi fa, una macchina molto particolare, molto performante. In questo caso si tratta di un Audi RS3, questo qua è proprio un modello recentissimo, è stata immatricolata non più tardi di un mese fa, quindi proprio nuovissima, quindi versione 2023. Ricordiamo che questa vettura esce sia in versione Sportback, che è questa, sia in versione sedan, se ne vedono pochissime. La versione sedan è quella che ha anche il baule in sostanza. A me personalmente come linea proprio non è che mi faccia impazzire, per cui la maggior parte di quelle che vedrete in giro sono tutte, quasi tutte in versione Sportback. Poi fra l'altro in questo verde quasi fluo, molto, la rende veramente molto molto particolare. Riprendo velocemente i dati di questa macchina, giusto per chiarire la parte tecnica. Come sapete, un 2005 TFSI con un 5 cilindri anteriore trasversale, ha 398 cavalli di origine con grosso modo 500 Nm di coppia, e una delle caratteristiche salienti, quella che l'accelerazione bruciante, fa uno 0-100 in 3-8, soprattutto perché pesa poco meno di 1600 kg, quindi il rapporto peso-potenza rispetto a 400 cavalli è sicuramente molto molto positivo. Altri dati che posso dare di questa vettura sono il cambio S-Tronic a 7 rapporti con il launch control, quindi un cambio di ultimissima generazione, l'abbiamo provata, sembra veramente è una fucilata questo cambio qua, cioè cambia con una rapidità quasi come se fosse una moto, veramente incredibile. L'impianto frenante assolutamente dimensionato in maniera eccellente, freni anteriori da 3,75, posteriori da 310, quindi assolutamente in grado di fermare una macchina che normalmente è autolimitata a 250 all'ora, e volendo, se viene sbloccato il limitatore di velocità, può arrivare tranquillamente a 290, quindi la dice lunga sulle caratteristiche di questa vettura. Sospensione a controllo elettronico, e un'altra chicca di questa macchina è soprattutto il differenziale posteriore, quello che Audi definisce RS Torque Splitter, che ha due frizioni sui semiassi posteriori in maniera tale da distribuire la trazione in maniera perfetta sull'asse anteriore e posteriore. Diciamo che in modalità sport si può addirittura quasi mettere un 100% della trazione sull'asse posteriore, un 95% sull'asse posteriore, quindi è ipermodulabile e devo dire che è una macchina veramente molto particolare, cioè tolti tutti i controlli di trazione, ovviamente siti appositi, quindi non certo in strada o in pista, dà delle soddisfazioni veramente notevoli anche sotto sterzi di potenza che altre vetture non riescono a dare. Avendo fatto questa panoramica tecnica, veniamo nello specifico a quello che ci ha chiesto un cliente che abbiamo già questo cliente qua aveva già precedentemente preso quando era uscita la versione precedente, sempre un RS3 però versione precedente, e adesso appunto ha mantenuto fede al marchio Audi prendendo questa versione qua, che ovviamente è molto più raffinata e ha delle peculiarità completamente diverse. Quello che ci ha chiesto è uno stage 2 in sostanza, cioè è partito subito alla grande chiedendoci un incremento di potenza consistente. Noi per il momento siamo a metà lavoro, quindi uno stage 2 in sostanza consiste principalmente, abbiamo cambiato il condotto di aspirazione, questo l'avevate visto anche nella precedente versione, era un Audi RS3 rossa, abbiamo fatto lo stesso lavoro, quindi questa aspirazione dedicata che si chiama E-Venturi, direi abbastanza costosa perché è completamente in carbonio, quindi al di là dell'efficienza dinamica, il filtro è all'interno di questa parte, quindi viene smontato mollando questa vite a brugola e questa flangia, quindi già solo questo filtro
e Venturi dichiara una quindicina di cavalli in più solo avendo sostituito il condotto di aspirazione, cioè la scatola di aspirazione standard con questo tipo di filtro. E questa è la prima cosa. Dopodiché siamo intervenuti sulla turbina, montando appunto la turbina nuova ovviamente, quindi non è stata né revisionata né niente, abbiamo unicamente cambiato la girante come spesso facciamo su, avete visto su moltissimi video, viene cambiata la girante, quindi messa una girante in Avional di forma diversa, le palette sono completamente diverse, ha molto meno inerzia. E quindi diciamo, oltre a dare un incremento di cavalli non particolarmente consistente, ma dà una risposta completamente diversa, diciamo, nell'elasticità di marcia, cioè il turbo, anche se questi turbo qua non hanno turbo lag, però comunque con una girante più leggera, ovviamente meno inerzia c'è e più il turbo, diciamo, è efficace, efficiente in qualunque regime venga chiamato. Altra cosa che andremo a cambiare, quindi il discorso della turbina l'abbiamo sistemato, altra cosa che andremo a cambiare sarà l'intercooler. Metteremo un intercooler maggiorato della Wagner che ha diciamo una volumetria adesso a memoria del 25% maggiore di quello originale. Già quello originale comunque va bene, però appunto cercando di fare uno stage 2 completo, abbiamo optato anche per il discorso dell'intercooler, quindi sostituiremo quello originale con questo intercooler che è già più leggero, ma anche una volumetria maggiore, non eccessivamente maggiore, perché ricordiamo che andare a mettere intercooler troppo grandi crea poi un problema di perdita di pressione nel circuito della turbina, che poi diventa difficile andare a recuperare con la mappatura. E parlando appunto di mappatura, l'ultima cosa che manca è la mappa. E l'unico, diciamo, problema, se lo vogliamo cambiare, se lo vogliamo interpretare come problema, è che il cliente ci aveva chiesto di togliere l'imitatore di velocità, che adesso è autolimitato a 250. Il problema è che per il momento questa versione 2023 non è riprogrammabile, cioè non c'è ancora un firmware, un software specifico per questa centralina. Quindi il limitatore di velocità lo possiamo modificare solo entrando nella centralina principale, cosa che per il momento non si può fare. E quindi gioco forza, perché ovviamente avendo ritoccato la parte di aspirazione era necessario, a parte prendere dei cavalli in più, era necessario comunque ritoccare la parte elettronica e abbiamo optato per la classica centralina Selethon che vedete lì in fondo col tastone viola, chiaramente nascosta. Quindi per il momento la parte elettronica l'abbiamo fatta a livello di coppia e potenza, l'abbiamo diciamo, organizzata con la centralina Selethon. Più avanti, quando verrà fuori, perché ecco, così è sempre stato, ci sono alcune macchine che ci hanno messo anche più di un anno dal momento in cui uscivano, mi ricordo le M3 e 90, quando sono uscite, sono state per più di un anno bloccate, cioè nessun preparatore in Italia riusciva a sbloccare l'elettronica di quella macchina, sia di quella che della versione 335 B-Turbo, anzi hanno sviluppato prima il software dell'M3 e poi quello della 335 B-Turbo, per cui per più di un anno non si poteva fare assolutamente su quelle macchine. Qui contiamo nel giro di qualche mese che chi sviluppa la parte elettronica di software riesca a trovare appunto il sistema per entrare e bypassare il sistema anti-tuning in maniera tale da poter entrare. In questo caso accontenteremo il cliente e sbloccheremo l'imitatore di velocità che, come dicevo, può passare da 250 a 290 all'ora. Per il momento direi è tutto. L'ultima cosa che abbiamo fatto, il pedal booster, come in tutte le macchine che facciamo, abbinato alla centralina, il pedal booster che garantisce un minor ritardo di risposta del pedale acceleratore. Direi che a lavoro finito, adesso dobbiamo ancora metterla sul banco e fare una prova potenza. Comunque contiamo di arrivare sui 70-80 cavalli di incremento. Non sono, diciamo, un incremento esponenziale, anche perché, ripeto, sulla turbina abbiamo agito cambiando unicamente la girante, non abbiamo fatto una maggiorazione del turbo per non andare oltre certi livelli. Quindi, sommando questi quattro interventi, direi che 70-80 cavalli in più sono più che
più che un ottimo risultato per avere una macchina che già di partenza ha tanti cavalli, arriveremo quasi a 500 cavalli, 480 cavalli in sostanza. Io direi che anche per questa Audi RS 3 è tutto, eventualmente quando finiremo gli ultimi lavori, magari se avremo occasione faremo magari anche una prova su strada. Comunque direi che grosso modo quello che vi dovevo elencare è stato fatto. Per qualunque genere di informazione mi potete sempre contattare in sede, come vi ho sempre detto sugli altri video, mi trovate sempre in sede dal lunedì al venerdì. Vi invito a consultare il sito www.novemilagiri.it, dove troverete più di 3600 schede vettura nell'archivio elaborazioni, quindi lì vi farete una cultura di tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 7-8 anni. E soprattutto vi chiediamo di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!